Sebbene so che i miei attimi non sono graditi al professore Palumbo, oggi mi sento così, e quindi pure se mi farà il segno della forbice, farò finta di tu farai pugno. In realtà il nostro vice sindaco, mentre veniva alla chiesa, pensava, io ho pensato anche un po' prima di venire alla chiesa, e pensavo che questa è l'ottava edizione, per la verità ricordavo anche la settima, ma Stefano mi ha ricordato invece che l'ottava. Anche nel Covid. Anche lo facevamo da remoto. Penso che questa è l'ottava edizione, quindi sono passati 8 anni. Penso a quando avevo io l'età vostra e nei banchi della chiesa non ci sedevo, ma stavamo solo nei banchi di scuola. E questa opportunità, come la chiamava il vice sindaco, noi forse non l'abbiamo avuta. Penso alla fondamentale importanza del pensiero libero, e mi viene in mente proprio perché a introdurre questa edizione è un giornalista. Ora, per me i giornalisti, quelli non organici, quelli non assoldati al potere costituito, sono espressione del pensiero libero e baluardo della democrazia, sentinelle della democrazia. Sento che come studente avrei voluto apprendere a questa età vostra qualcosa in più sul senso della democrazia, della Repubblica, dello Stato, dell'Italia, della nostra Costituzione, che è una Costituzione bellissima, ma giovane, fragile, adatta ad una cittadinanza e a una popolazione non ancora matura. Sento il degrado delle istituzioni e sento il dovere di affidarvi un compito a voi che di queste istituzioni dovrete essere i portatori, quello di comprenderla, di farla vostra, perché noi abbiamo una legge che è scritta e quindi sentiamo il dovere di rispettarla perché è scritta, ma la vera legge prima di essere scritta la dovete sentire dentro. Noi toccheremo degli argomenti importanti che quando io ero studente come voi non abbiamo mai toccato nei banchi di scuola, come la strage di Piazza Fontana, me ne viene uno così. Potrei dire che dalla strage di Piazza Fontana si potrebbe parlare del caso Borghese, cioè voi, chi di voi in questa chiesa oggi sa, e non lo sapevo neanche io alla vostra età, che in Italia nel 1970 c'è stato un tentativo di colpo di Stato. Perché vi dico questo? Perché voglio dirvi di difenderla, questa democrazia, oggi che è attaccata da un'ignoranza delle istituzioni e di chi rappresenta le istituzioni. Abbiamo decimato una classe politica che aveva una cultura. Oggi da politico vi dico di appartenere a una classe politica senza cultura. Io l'augurio che vi faccio è di essere una classe non solo politica, ma anche dei cittadini, di cultura, consapevoli del valore che la nostra Costituzione ha e soprattutto consapevoli del grande valore che ha il libero pensiero. Grazie.